Beh, questa la dedica è sicuramente a mia moglie, perché se sono arrivato a questo punto della carriera, tanto il marito suo, per il supporto che riesce a darmi giornalmente, per l'apporto nei momenti difficili, nei momenti più felici, lei è sempre con me e questo è sicuramente di grande aiuto. Beh, questo è un appuntamento sicuramente importante per ognuno di noi, per le nostre singole carriere, ma è importante viverlo come entità di squadra, perché sono le squadre che ottengono grandi risultati e tutti sono indispensabili, quindi l'apporto di ognuno è fondamentale e il nostro vivere insieme quotidianamente è quello che ci dà tanta forza di andare avanti, soprattutto di costruire imprese sempre più alte a livello di risultati. Dico sempre che l'unione fa la forza. Questo è un sogno meraviglioso, essere qua oggi a giocarci qualcosa che potrebbe veramente essere una pagina di storia della nostra città, che rimarrà per sempre, quindi ovviamente l'emozione è fortissima. Magari si cerca di stemperare la tensione anche con qualche battuta, magari a volte non riescono neanche, però ci si prova, con parte della satira. È un momento fantastico, devo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino, che ci vogliono bene, che hanno lavorato per questo. È sicuramente un grandissimo successo essere qua a Firenze a giocarsi la finale di Coppa Italia. Cioè, oggi si dice che Brescia è nelle prime due squadre d'Italia, una cosa meravigliosa che è stata costruita con pazienza, con passione, con tanto lavoro. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a compiere questa meravigliosa impresa. Dietro le quinte è interessante, pieno di tensione, adrenalina, emozioni, comunque, in tre giorni pieni di emozioni. La cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente stata l'energia con la quale siamo arrivati a oggi e lo spirito che stanno dimostrando questi ragazzi per arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, che è stata dura da conquistare e anche dura da arrivare in finale. Vuol dire riuscire a esaudire le loro richieste in quanto a posti, in quanto a alberghi, e fare un po' da supporto e sostegno per le loro esigenze sul posto. Ciao, sono Massimo Riani della Gazzetta dello Sport. Sta confermando qui, arrivata in finale di Coppa Italia, quanto fatto di buono con un nucleo solido, delle basi e delle gerarchie ben prestabilite in questa, all'interno del gruppo di Diana. Direi che i risultati confermano il buon lavoro fatto sin qui. Ho visto in questi anni crescere questa realtà in modo esponenziale e sento gente che oggi vuole partire anche senza avere il biglietto. Si parla di 4.000, forse più, tifosi bresciani. Credo che batteremo il record di quel famoso Billy Cidneo quando a Milano, dove peraltro la distanza era più corta, per quel quarto di finale, poi Milano vinse, come purtroppo bene ricordiamo, un qualche fischiata favorevole. Si parlò di appunto 4.000 tifosi bresciani a seguito, anche se all'epoca non c'erano tutti questi mezzi di comunicazione, quindi è ancora oggi una buona leggenda metropolitana. Non si sapeva bene, non si sa bene quanti bresciani c'erano quel giorno, ma credo che per questa finale si batterà il record e ci sarà davvero l'esodo di massa. Sono legato particolarmente con Limur, con Luca Vicari, sono due persone con le quali diciamo dialogo di più, e anche Marco Svello. È bello comunque, oltre a essere sponsor, vivere queste emozioni direttamente con loro e a stretto contatto con loro, sia giocatori che società. Allora, siamo partiti con grandi aspettative, con un grande entusiasmo per una conquista che abbiamo meritato durante il giorno d'andata. Siamo arrivati qui consapevoli che potevamo far bene, pur consapevoli della difficoltà che avremmo dovuto incontrare per arrivare fin dove siamo arrivati. Credo che questo sia veramente un grandissimo risultato, un qualcosa che premia gli sforzi di tutti. Godiamoci questo momento, ma soprattutto pensiamo a quello che dobbiamo fare stasera. Ma penso alla costanza e al sacrificio, perché allenarsi tutti i giorni e poter raggiungere tutti i giorni un nuovo obiettivo, che è una nuova partita, un nuovo risultato, significa quello che nella vita bisogna fare. E quindi sono contenta di poter trasmettere ai nostri clienti, a chi ci segue nella vita, nel nostro lavoro, lo stesso mood che ha questa squadra. Ma senza dubbio, tutti dovrebbero sponsorizzare. Siamo una favola, siamo una magia,
siamo un qualcosa di incredibilmente bello, perché la positività è negli occhi, nel viso e nel cuore di tutti quelli che partecipano a questo splendido progetto. E secondo me è quello che contraddistingue il lavoro di tutti i giorni e il lavoro che porta questa emotività e questa emozione che tutti insieme viviamo. Quindi la squadra, il team, i tifosi, gli sponsor e tutti quanti, e insieme abbiamo costruito quel qualcosa che è unico e raro, e la difficoltà sicuramente è mantenerlo, ma siamo talmente tanto bravi e belli che riusciremo a mantenere tutto. Io grazie va ai ragazzi, perché l'energia e il cuore che hanno messo in campo è qualcosa di straordinario. L'abbiamo visto ieri sera, l'abbiamo visto l'altra sera, e quindi davvero un grazie a tutti quanti.